Bondage, che bellissima cosa che... Yeah, come si usa? Da che parte devo tirare? Quindi... Oh! Allora, mi sento violentato in casa. Parla in giapponese anche con me. Bolle di nebbia. Ma c'è un profumo, ragazzi. Per le persone come noi, un po' quelle qui big money. Anche oggi devo offrire io. Ma non ti fa male, non è che ti taglio. Prendi, Serafini. Oh mio Dio, sta uscendo. Cosa sta facendo Marco? Minasan konnichiwa, Marco desu. Ma in Giappone non si capisce nulla della metro. Cosa ne pensi? 10.000 like per scambio di lingue. Guarda che ci arriviamo, secondo me. No. One day in Seoul. Tutto quello che ha combinato Seba in questo paese nella sua visita lampo. Scopriamolo insieme. Allora, Marco non è presentabile, quindi non ve lo faccio vedere. Buongiorno, giorno 2 della Corea. Marco Ferrara, tanto non è segreto, vero? Serafini. Beh, io non sono un personaggio nascosto. Ha fatto il menù della giornata, vi rendete conto? Espresso americano, cappuccino, muffin al cioccolato, succo d'arancia, yogurt naturale o fragola. Ma scusa, non ci sono neanche le colombe? Questo ve lo porto a casa comunque. Lo do nel giveaway a fine video. Voglio andare da casa, mi sento violentato in casa. Adesso Marco ha finito le gocciole, ma abbiamo il rimpiazzo. Ma ce n'è proprio una. Marco ha una passione morbosa. L'altra è mezza, neanche una intera, mezza. Non te ne meriti una intera. Sono uguali. Non è vero, le gocciole sono molto più buone. Lo yogurt potresti fare, guarda. Un cappuccio con lo yogurt e poi puoi scegliere un muffin o una fetta di biscotto, una cosa lì. Questa è tipo la 5 cereali? Con è la colazione più. Non mangio la 5 cereali da non sai quanto tempo, quanti ricordi, no. Allora, sì, magari il pane tostato sì. Mi ricordo più il testo. È stato fatto mesi fa. Io pensavo che avessi preparato una torta. No. C'è la colomba. Ah, ma c'hai anche le babbucce del pan di stelle. No, 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 sono le pan di stelle. Non mi hai neanche dato le scarpine a me. Non ce le ho, non è che non voglio farcele. Però se devo scegliere tra te e me. Oh, è venuto sul pane. Ecco. Cosa sta facendo Marco? I versi no, sono... È come, capito, nel tennis che devi fare il verso per dare... Farlo venire. No, per dare più energia. Guardate che belli anche i guanti di Marco che usa in certe occasioni. Esatto. Oh mio Dio, ne sta uscendo. Bondage, che bellissima cosa che è accaduta. Però io faccio guarda adesso. Faccio doppio io. Com'è? Fai un doppio caffè. E poi ti fa male. Ma ho dormito 1-2 ore, quant'è che ho dormito? Non so. Per colpa tua? Per colpa mia. Che cos'è? Pane con cream cheese e turkey. Come si dice turkey? Turkey in italiano si dice tacchino. 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 Il tacchino. La Nutella coreana. Infatti si chiama. No, è italiana questa bellezza. Ah. Allora, state ascoltando una canzone che a me non piaceva, però forse la faremo versione gocciole. Adesso taglio i capelli di Soul Mafia. Come si usa? Magari metti un... Ah no, prima devo aprirlo, ok. Non mi stai dando sicurezza, te lo dico. Tranquillo, tagliamo i capelli di Soul Mafia. Qui? Da che parte devo tirare? Quindi così? Oh, accidenti, vabbè, tanto stai bene anche così. Come accidenti? Cosa hai fatto? No, cosa niente. Hai fatto? Niente. Oh mio Dio. Guardate che più... Secondo me è da qua, sì, facciamo un taglio un po' sbarazzino. No, sbarazzino! No, fa più youtuber. Ma io non sono uno youtuber. No, comunque è meglio di prima. Perché adesso ti farò vedere la differenza poi in camera. Guardate prima che cosa aveva Marco. Non vado da 2 mesi, no. Vado da parrucchiere. Oh mio Dio. Ok, tagliamo. No, aspetta, te lo taglio alla fine, che così poi te ne taglio solo uno. Grazie, Serafini. Ok. Cioè, non è perfetto, però è sicuramente meglio di prima. Ma qua devo andare... Ma non ti fa male? Non è che ti taglio? Non puoi tagliare questa cosa. Premi. Premi, ah. Serafini. Ah, se premo taglia subito. È incredibile, hai visto la tecnologia? Guardate. Sì, non la tipo la zigzag che mi sgonzi, però. No, così è perfetto. Guardate che meraviglia che ho fatto. Stai benissimo. Cioè, non so se lo vuoi ancora di più. Prova a vedere. Guardati mo. Sì, va bene. Così è meglio comunque, sì, di prima. Beh, ok, meglio, a posto. Meglio di prima era anche a posto. Corrotto.
Quindi a sinistra te lo tieni, vero? Ti odio. Vuoi che ti tengo anche questo? Certo! Beh, pensavo, guarda che comunque è trendy. Più che altro è che è strano perché in teoria io dovrei andare così. Però siccome vai dalla parrucchiera, meglio se te lo taglia lei bene. Tagliamo i capelli di Soul Mafia. Mi canti la sigla? Quale? La mia sigla. Pop pop pop, no, qual era? Ciao, no, com'è? Aspetta, da notare che Serafini mi ha preso per il culo fino adesso per come canto e non si ricorda una melodia del cacchio di 2 secondi. No, è che mi ricordo solo le canzoni belle. È bellissima quella, l'ha fatta mia sorella. No, dai, è bella. Com'era? Chi è che ti ha fatto il logo invece, che è bellissimo? Si chiama Cheryl. Cheryl, mi fai il logo anche a me. Cheryl mio, devi pagarla. E quanto l'hai pagata? Non è che posso dare queste informazioni in video. Secondo me la te l'ha fatto gratis. No, dai, quanto l'hai pagata? Beh, ma lei a me mi vuole bene. Beh, anche a me vorrà bene. Guarda come gli ho tagliato bene i capelli. Cheryl, fatti pagare. No, Cheryl, ti paga lui perché gli ho fatto questo taglio così alla moda, così fashion, guarda. Io mi sto inficcando con le lenti. A posto. Allora, qua c'hai un buco ma non te l'ho fatto io, ce l'avevi in partenza. Oddio. Sto perdendo i capelli, stai dicendo. Piastra. Perché non funziona più? Me l'hai rotta! No, devi tenerla. Voglio i danni, pagami i danni. Allora, perché sta venendo questo video potete comprare una piastra nuova Soul Mafia. Me la compri tu che me l'hai rotta tu. No, ma che così se ti vengo a trovare c'è una piastra recente. Guarda, adesso è a posto, è giusta, è giusta. Sì, ma poi me la devo... Vabbè. Guardate che taglio che gli ho fatto, Vogliamo parlarne? Voglio i danni alla mia immagine. No, guarda che secondo me la tua agenzia mi ringrazierà. Facciamo Hanami dei poveri. No, è bellissimo. Per gli standard della Corea non è male. Guardate i fiori di ciliegio, bellissimo. I pan di stelle sono in sconto. Comunque ovviamente il giorno dopo che io compro i pan di stelle sono al tipo al 50%. Dannazione pan di stelle. Andiamo a mangiare bibimpa. Grazie Soul Mafia, grazie. Anche oggi devo offrire io? Eh beh, sono tuo ospite, l'hai detto più volte. Ti odio. No vabbè, oggi offro io. Allora qui c'è questa roba qui un pochino più healthy, tradizionale, no? No vabbè, prendi quello che vuoi. Che bello, vado a mangiare con Soul Mafia. Posso già scegliere? Oh no, mio Dio, devo okay, entrare. Ecco, io che già parlo in giapponese. E guardate che qua, se parlate giapponese in Corea potrebbero uccidervi a lapidate. Me l'ha confessato Marco. Esatto. E in realtà intanto ti fanno parlare in giapponese, appunto. Ma ti giuro che mi viene da parlare in giapponese perché parli in giapponese anche con me. Quando? In che occasione? Tipo sempre. Ma guarda che sei arancione, sei un Simpson. Sono un Simpson. Che bello che mi sa sentire Marco parlare in coreano. Proprio una difficoltà ordinare, guarda. Sì, perché? Vabbè, assaggiamo questo cibo coreano. Com'è che si mangia? Allora, si chiama bibimbap. Sì, lo so che si chiama bibimbap. L'ho mangiata anche in giro. Ah, scusa, ok. Pipida vuol dire mescolare in coreano. Pipida? Esatto. Pipida? Pipida è il verbo all'infinito, quindi... Pipida, o bibi, 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 quindi bibida. Esatto, bibi di papi di bu. Quindi bibioyo. Mescola, ok. Quindi questo è il bibimbap, quindi il riso che va mescolato. Quindi mescoliamo. Esatto, mescola. Guardate che bello, sto mescolando il cibo coreano. Assaggiamo. Guardate poi quante cose mi hanno portato: il kimchi, questa insalata triste, kimchi, e altro kimchi, kimchi. E poi questa cosa qua che non so. Assaggiamo. Itadakimasu. No, itadakimasu. Ah, è vero, cosa si dice qua? Cosa si dice qua? Cosa? C'hai mochissimi da. Secondo me qualcuno ha capito che vengo dal Giappone. Non riesco a parlare in coreano. Dove mi porti, Marco? Ti porto a Shinsa, che è una delle mie aree preferite per il caffè. È un po' per le persone come noi, un po' quelle con i big money. Ah, oh, davvero? Beh, tanto offri te, hai detto. Io ho offerto lunch, tu offri cena. Questa mica cena, è un caffè. Ah, ok, ok. Bene, Marco, prima che continuiamo a sbanfare, ma in Giappone non si capisce nulla della metro. E adesso abbiamo fatto 15 minuti nella direzione sbagliata. 15 grazie, Marco. Fermato, grazie, Marco. Grazie, grazie. Comunque ho sbagliato io, non è colpa della metro. Coreano, Alberto, io. Ah. Perché stavo parlando con te. Io ti ho distratto. È tipo veramente prolisto. Cioè, quando lui parla, è tipo prolisto. Quindi devi stare ascoltando. Logorroico. Ah, logorroico, esatto. È veramente logorroico. Quindi, cioè, mi ha distratto e. Adesso sto male. Purtroppo è così. Non andateci in giro, guardate i video e basta, no, sbagliate metodo.
Guardate che carina la carta delle metro. Non si vede. Sul mio capezzolo. Guardate che bella la carta delle metre con i personaggini di Line. Oh, la macchina di Soul Mafia. Esatto. E ci porti a fare un giro? Prima prendiamo il caffè e veniamo dopo. No, no, dopo, dai, adesso dopo, dopo. Fare un giro. Soul Mafia. Lamborghini. Lamborghini. Sebastiano Serafini, cosa ne pensi di questo caffè un po'... stile moderno, un po' Alice in Wonderland, un po' Pippi calze lunghe. Pippi calze lunghe perché? No, non lo so, devo dire che la Corea comunque mi sta intrigando parecchio. Sta venendo voglia di studiare coreano. Cosa ne pensate se io venissi in Giappone a studiare giapponese e Serafini venisse in Corea a studiare coreano e ci insegnassimo, insomma, facessimo questo scambio di lingua? Cosa ne pensi? 10.000 like per scambio di lingua, guarda che ci arriviamo secondo me. No. LOL. Il caffè è buono? Il caffè è... sì. Molto acquoso. Vabbè, un americano, cosa vuoi? No, mi piace, sì. Io vengo sempre qui quando vado in Corea. Sì? È il tuo posto preferito? Sì, me l'ha consigliato solo. E... allora fai in giapponese adesso. Domo. Domo. Guarda che se parli in giapponese, in Corea ti prendono a pedate. Minasan konnichiwa, Marco desu. Minasan, adashi korean no sponsor no eikyo de sokuri shimashita. Ah. Yamete kudasai. Yamete kudasai, leccami. Hai detto leccami. Ma lo sai che hai detto leccami? Mm. Adesso, hai hai. Non puoi ballare sotto le note della mia canzone Fire. Io voglio andarmene da questo appuntamento con Serafini. Basta. Ban presto. Io scelgo. No, no, prendi la Mercury. Ma la Mercury fa schifo. Perché c'ha le bolle di nebbia. Ma non fa niente. È un potere importante. Che belli che erano i giochi di una volta, però. Tu ci hai mai giocato a questo, scusa? Sì. Come si fanno le bolle di nebbia? Dai, bolle di nebbia! Oh no, analizza le persone. Utilissimo proprio questo potere. Ha funzionato. Ah, però funziona. Analizza le persone. Che è sta cosa? Sembra un buruburu. Questa è Sailor Jupiter che gli è andata fatta male la piega. È proprio cagare a questo gioco. No, non fa niente lei, patatina. Ti ho detto che la prende per i capelli e non fa niente. Invece le altre c'hanno i poteri. Dovevi scegliere Sailor Jupiter. Questa qui usa il computerino come potere, cioè. E vabbè, è utile. Guarda che ha reso Bill Gates il più ricco uomo al mondo. Vabbè, andiamoci. Ok. Siamo a Life Friend. Guardate che bello il negozio di Line. Batti un 5. Yes. Ma anche qua come in Giappone passano a certi orari a prendere le spazzature o l'hanno messo lì? È uguale. Bene, stiamo andando negli studi di registrazione dell'agenzia di Soul Mafia. Benvenuti nella sua umile dimora. Vedrai se riesco a farmi odiare anche qui. Guardate com'è alto il tetto. Qual è più bello secondo te? Facciamo qui? Vabbè, finito le registrazioni. Ti sei divertito, Soul Mafia? Beh, lei, l'intro è venuta bene, no? Sai che da dietro potresti essere me? No, sai che da dietro così con questa giacca potenzialmente. È una potential giacca serafinatica? No, non è una giacca che metterei io, però. Sto mangiando finalmente il famosissimo e buonissimo barbecue coreano. Barbecue coreano. Beh, però sembra buonissimo, c'è un profumo, ragazzi. Sto facendo tutto Soul Mafia. 7 anni in Corea sono serviti proprio a imparare a fare il barbecue coreano. Come lo fa Soul Mafia non lo sa fare nessuno. Guardate, questo è il collo del maiale, quindi è una parte un pochino meno grassa, ma comunque sempre porco, Questo è il tuo amato kimchi. Io adoro il kimchi. Kimchi, kimchi, tofu. Esatto. Kimchi ancora, poi questo abbiamo il moyashi. Ah ok, questo è il kimchi cotto. Questo abbiamo la zucca, che ricordiamo in giapponese si dice kabocha. E poi l'insalata, vabbè, ma siccome siamo un pochino stanchi che abbiamo fatto questo shooting, comunque ti sei divertito, Soul Mafia? Tantissimo, grazie al cielo è venuto Sebastiano Serafini a tirarmi via dalla mia depressione in questi giorni. No, comunque mi sono divertito tanto, grazie per essere venuto a provarmi. E tra l'altro, piccola news, tra poco verrà anche Soul Mafia a casa mia. Esatto. Popporo popopopopo Soul Tokyo. Vabbè, Soul, quindi Soul Tokyo. Soul Tokyo. Ah no, scusa. Tokyo Mafia. Esatto. Perché ci scippa, sappiate che dormirò con lui. Scoop scoop. Vabbè, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Ricordatevi alle 2 di venire domani a vedervi un altro video. Soul Mafia è incazzato, ma... No, sono stanco, ragazzi, scusate. È molto stanco. Comunque si è scaricato tutto l'album di Ife Avalon. Non siate da meno anche voi. Grazie mille. Ci vediamo domani, bye bye.